A meno di 48 ore dal via al Green Pass obbligatorio nei luoghi di impiego, parallelamente ai lavoratori che corrono ad adeguarsi con tamponi o vaccini utili a munirsi della certificazione verde, ci sono anche le aziende che si stanno organizzando per monitorare il rispetto delle regole d'accesso ai luoghi di lavoro. E non manca in tal senso chi decide di ricorrere a società di vigilanza privata. Stiamo ricevendo parecchie richieste di adesione, abbiamo già impegnato una ventina di persone che svolgeranno il controllo sui Green Pass nelle aziende medio-grandi della provincia. Richieste di servizi partite e presumibilmente destinate ad aumentare con l'entrata a regime delle procedure. Attualmente ci hanno richiesto mediamente da un mese di controlli tutti i giorni e i controlli si svolgeranno ovviamente all'inizio del turno di lavoro, se sono fabbriche oppure all'ingresso dell'ufficio quando entreranno gli impiegati. Ogni azienda poi a seconda delle dislocazioni ci sarà un nostro addetto che farà il controllo con l'app C19. Per le aziende, avvalersi di un soggetto esterno rappresenta anche una opportunità per affrancarsi da scomode dinamiche interne al momento dei controlli. Le richieste sono aumentate notevolmente proprio per questo fatto, cioè di evitare che ci siano queste dinamiche all'interno dell'azienda e quindi rivolgersi a un soggetto terzo permette di fare un controllo più sereno. Quindi chi ha il Green Pass entra, chi non ce l'ha sta a casa oppure si fa il tampone.